Buon pomeriggio a tutti amici di Ciao Como, ben ritrovati, abbiamo ripreso il nostro camper anche quest'oggi, siamo arrivati qua in piazza a Ponte Lambro, piazza del municipio, con tanta gente anche oggi ad aspettarci. Il nostro camper ha ripreso il viaggio, oggi siamo nel territorio erbese, siamo quasi alla fine di questi nostri incontri, ma ce ne sono ancora alcuni e per esempio qui a Ponte Lambro, con più di 4.000 abitanti, abbiamo 2 e 3 candidati sindaci che vado a salutare ovviamente per cortesia. Iniziamo dalla signora che è Daniela Sanfelice, Ponte Lambro Futura. Buongiorno Daniela, grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, intanto facciamo subito la carta d'identità, però sì. L'età non te la chiediamo, se vuoi dirlo, e soprattutto chi è Daniela e perché Daniela ha deciso di candidarsi. Allora, ho 47 anni, mi chiamo naturalmente Daniela Sanfelice, ho avuto l'onore di risiedere negli ultimi 4 anni tra i banchi della minoranza e proprio per questo fatto mi ha spinto a candidarmi come sindaco per Ponte Lambro Futura, per la voglia di rinnovamento e soprattutto per aver avuto l'onore in questi 4 anni di sentire le esigenze dei cittadini e per orarle per gli uffici, per sistemare le varie problematiche che mano a mano si andavano a riscontrare e portare prontamente sulle segnalazioni. Ok, perfetto, bene, sui tempi se riuscite a essere più sintetici possibili meglio, va benissimo così Daniela, perfetto. E passiamo allora a Ettore Pelucchi, sindaco uscente e ricandidato insieme per Ponte Lambro. E allora Ettore, carta d'identità, perché hai deciso di ricandidarti? Ettore Pelucchi, lista insieme per Ponte Lambro, sono sindaco da 10 anni, da 2 mandati a Ponte Lambro. Quindi sarebbe il terzo mandato, ho 60 anni e beh, mi ricandido perché, soprattutto perché ci ricandidiamo insieme al resto della lista, perché pensiamo di aver fatto bene in questi anni in cui abbiamo amministrato Ponte Lambro e quindi ci riproponiamo di proseguire in questa nostra, in questo nostro impegno per cercare di portare a termine alcune opere, alcuni lavori, alcune iniziative che sono ancora in essere e per continuare a fare bene come crediamo di aver fatto fino ad oggi. Ponte Lambro, lo diciamo, geograficamente è collocato tra Erba e Canzo, siamo nella Brianza, insomma, erbese. Esatto. Molto più vicina ad Erba che a Canzo. Più vicina a Erba che a Canzo, sì, siamo nella zona dove inizia il triangolo lariano, diciamo così, giusto e corretto? Corretto. Geograficamente. Bene, presentiamo anche il terzo dei candidati di Ponte Lambro, che è Nicolò Macri. Ciao Nicolò, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Presentati, carta d'identità, allora, la tua lista. E perché hai scelto Nicolò Macri? Ho 32 anni e sono il capolista di centrodestra per Ponte Lambro, quindi i 3 partiti uniti per andare a portare più del bene ecco. a Ponte Lambro, quindi andiamo a riportare il centrodestra, il vero centrodestra di Ponte Lambro in paese. Io sono amministratore, nel senso sono in minoranza di 10 anni, quindi ho già fatto 2 mandati. E con la mia squadra vogliamo riportare quello che il bello, il governo di destra in Italia sta facendo, vogliamo riportarlo anche nel nostro piccolo a Ponte Lambro. Perfetto, molto bene, avete fatto bene a fare queste belle presentazioni anche estremamente sintetiche. Nicolò, però adesso ripartiamo da te e poi andiamo a Daniela. E adesso è il momento delle vostre liste, quindi esatto. Tu hai detto si chiama centrodestra per Ponte Lambro, esatto, chiaramente sì. È una lista politica, è no? Una lista totalmente politica, esatto, chiaro, totalmente non politica, è civica. Che richiude okay. I 3 simboli di partito, di cui vabbè, io faccio parte di Fratelli d'Italia col mio lavoro, perché lavoro nella presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, quindi abbiamo avuto modo di poter creare questa sinergia. Ecco, adesso se vuoi puoi farmi vedere anche, ecco bravo. Loro sono i miei ragazzi, molto esatto. Orgoglioso della mia squadra, quindi ragazzi giovani, ragazzi preparati, ragazzi molto in gamba che sicuramente saranno subito pronti ad amministrare a questo paese. Sono tutti di Ponte Lambro? E la maggior parte sì, okay, la maggior parte sì, però comunque tutta gente che è cresciuta e conosciuta a Ponte Lambro. Ok, perfetto. Molto bene, allora, vediamo a te Ettore, anche te è il momento di presentare la tua lista, è civica in questo caso, civica, una lista si chiama interamente insieme civica. Per Ponte Lambro, tu sei il candidato sindaco e poi chi c'è? Con me ci sono 6 consiglieri diciamo uscenti dell'amministrazione precedente e 6 nuovi. Tra quelli che si ripresentano c'è il vice sindaco,
c'è l'assessore ai lavori pubblici. Se vuoi, le possiamo anche, e ci sono perfetto, far vedere sei nuove persone che partecipano. Non so se servono i nomi. Se guarda, le stiamo vedendo, guarda, le stiamo vedendo. Sono tutte persone di Pontelambro che vivono intensamente la vita del paese, competenti, con tanta voglia di fare, che si mettono a disposizione, ancora lo ribadisco, nel continuare, nel portare avanti i progetti che abbiamo realizzato fin qui. Benissimo, Daniela, tocca a te, il microfono, ok, perfetto. Daniela, la tua lista è una lista civica, dunque abbiamo detto Pontelambro Futura. È una lista totalmente civica, partitica e politica, anche se è un concetto che è un po' strano da dover dire, ma abbiamo notato che molte liste civiche sono tendenzialmente sia riscontrabili a centrodestra o indirizzate a centrosinistra. Noi abbiamo tolto la parte totalmente politica e anche partitica, perché così qualsiasi cittadino può indirizzarsi a 360 gradi e rivedere in noi. Che è una lista futura. Ecco qua, questa è la tua lista. È una lista di persone a servizio delle persone, di tutte le persone, scevri da indirizzi partitici, politici vari, che in un paese di 4.293 anime è il minimo da poter garantire al comune, soprattutto perché il comune deve essere per e dei cittadini e non di linee guida politiche, per un paese realmente nella visione di tutti. Sono tutti di Pontelambro, inseriti in associazioni, volontariato più o meno, e sono tutti interessati al bene del paese, non vengono da altre liste, perciò sono puliti con una visione brillante di quello che potrà essere Pontelambro. Allora, senti, Daniela, adesso ripartiamo da te, è il momento forse più importante, quello che stiamo adesso faremo, perché è il momento dove, come se ci fosse un comizio di tutti e tre, voi vi rivolgete a quelli che sono a casa, o quelli che sono qua dietro a voi, i vostri, insomma, concittadini di Pontelambro, elettori, e speriamo che riescano a venire numerosi, questo lo ripetiamo, perché è importantissimo la partecipazione. E cosa ti senti di dire? Quali sono i punti cardine del programma per i vostri 5 anni? Allora, il nostro programma è formato da 31 punti voluti e chiesti dai cittadini, perciò non c'è un punto più importante dell'altro. Mi sento però di dire che non cerchiamo voti promettendo posti per nuovi vigili e tutto, perché chiunque abbia una minima di esperienza nell'amministrazione comunale sa benissimo che prima bisogna fare il calcolo delle capacità assunzionali e tutto il resto, perciò noi invece promettiamo 31 punti fattibili e reali per dare la garanzia e la correttezza nei confronti dei cittadini, senza promettere cose irrealizzabile solo per prendere dei voti. Ecco, perfetto, di questi 31 punti vuoi magari evidenziare qualcosa in modo particolare, perché è il momento anche di poterlo fare, poi faremo un altro giro, però in particolare, ecco, che cosa ti senti di mettere al centro dell'attenzione? Allora, noi stiamo puntando molto anche sul sociale, del tipo il diritto alla mobilità, cioè garantire trasporti gratuiti per gli over 65 o con persone con problematiche motorie, o anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, oppure anche lo sportello trova lavoro, lo sportello gratuito avvocato e commercialista, sono tutti punti, alcuni, solamente alcuni dei 31, che noi garantiamo, perciò sono 31 punti nel nostro programma che saranno fatti nell'arco dei 5 anni, non verranno riproposti in un secondo mandato, perché noi garantiamo dal primo all'ultimo che verranno realizzati. Perfetto, bene Daniela, e adesso sullo specifico anche Ettore Pelucchi, la tua lista, che cosa mettete al centro per i prossimi 5 anni? Allora, sono tanti i punti che ovviamente abbiamo nel nostro programma, proprio perché venendo dall'amministrazione del paese abbiamo chiarissimo in mente quali che sono le necessità che abbiamo cercato anche di indirizzare in questo periodo e che ora andremo a concludere. Noi siamo fieri e orgogliosi di essere riusciti in questi anni, in questi ultimi anni, in questi ultimi 4 anni, a fare investimenti, perché parliamo di investimenti oltre che delle altre cose, di investimenti per oltre 6 milioni di euro, e di questi la maggior parte sono stati ottenuti grazie alla partecipazione a bandi e comunque a fondo perduto, quindi senza oneri a carico dei nostri cittadini. Abbiamo fatto tantissime opere seguendo quelle che sono le necessità di tutti, quindi partendo dai giovani, perché abbiamo realizzato uno skate park proprio per le fasce d'età, che poi è molto ampio, perché allo skate park ci vanno sia ragazzi dai 4-5 anni e troviamo anche i trentenni che c'è qualche preoccupazione in più, però sicuramente lo si può fare, soprattutto quelli che sono più prestanti fisicamente. Però non soltanto quello, per cui abbiamo dato grande importanza alla cultura, per cui abbiamo rivitalizzato e riqualificato un'importante villa qui a Pontelambro, che è Villa Guaita, che per il quale abbiamo ottenuto
anche qui molti finanziamenti che ci hanno permesso di riqualificarla e di metterla a disposizione dei cittadini, delle associazioni, di tutti coloro che vogliono fare cultura, proprio un luogo della cultura. Queste sono le cose che abbiamo fatto e poi magari ti parlo adesso facciamo il secondo giro. Di quello che fare. E sentiamo adesso allora anche Nicolò, siete veramente molto bravi perché siete rispettosi e soprattutto anche sintetici, però l'importante è dare i messaggi ai vostri elettori. Ecco, okay. Nel vostro programma Nicolò, quello del centrodestra per Pontelambro, che allora, cosa c'è? Diciamo che noi abbiamo fatto un programma volutamente semplice, schematico, ma realizzabile, quindi ogni cosa che abbiamo scritto all'interno di questo programma è totalmente realizzabile, perché noi partiamo da dei capisaldi di un programma elettorale che quindi del centrodestra, quindi partiamo dalla sicurezza, andare a implementare quindi il discorso di sicurezza con i vigili urbani, con il discorso anche dell'implementazione delle telecamere sul territorio, perché serve, è fondamentale questo, ad arrivare fino a un'area per i nostri amici a quattro zappe, quindi andiamo ad abbracciare tutto quello che serve realmente a un comune, quindi che passando anche per il discorso per l'aiuto dei nostri nonni, oltre che anche per aiutare anche i giovani a integrarsi al meglio nel nostro paese, quindi anche tutta una parte ludica che è fondamentale per i ragazzi, oltre che anche per il commercio, perché comunque uno dei nostri punti è quello di cercare di rendere il comune molto più attrattivo dall'esterno verso l'interno, quindi far arrivare persone da esterno a Pontelambro, restare qui a Pontelambro e quindi magari esattamente. Oh, vi chiedo anche un'altra cosa, ripartiamo da te Nicolò e poi Ettore e Daniela. Il tuo sogno per Pontelambro, visto che tu hai detto io sono orgogliosamente di Pontelambro, ho voglia di mettermi in gioco, qual è il tuo sogno che ti senti dire ai tuoi concittadini se i cittadini dovessero eleggerti per i primi sette mesi di governo? Certo, allora, qual è il sogno? Da non confondere magari con i primi 100 giorni, se vuoi, poi dopo sarà alto, perché in quel caso parliamo del sogno, dai, più chiaro. Il sogno è quello di il sogno che ovviamente vuoi realizzare, di tornare a far rivivere una Pontelambro di come quando sono cresciuto in questo paese, quindi un paese molto dinamico, pieno di attività, dove tutte le persone possono unirsi e stare insieme senza avere discriminazioni varie, quindi questo è fondamentale. Detto ciò, invece vorrei che il paese sia un paese sicuro, un paese serio, ordinato, preciso, pulito, dove ogni persona si senta sempre a casa propria, quindi senza averla quella paura di uscire fuori di casa che non si sa mai che cosa ti può accadere, quindi questo che è un po' la filosofia del nostro governo a Roma. Perfetto, allora il sogno di Ettore Pelucchi, c'è qualcosa che tu dici, voglio dire ai miei concittadini, Ettore? Sì, fra le tante cose che abbiamo in programma di fare, che faremo, perché non l'avevo detto prima, ma tutte le cose che avevamo promesso 5 anni fa le abbiamo fatte, per cui c'è da credere che anche quello che andiamo a promettere in questa sessione verrà poi mantenuto. Il sogno che è più significativo da un punto di vista proprio di percezione del paese sarà quello di realizzare un grande parco pubblico in una zona che è già stata individuata, che è nella zona dello skate park di cui dicevamo prima, e che un'area di 5.000 metri quadri che sarà collegata con l'altra sponda del fiume attraverso una ciclopedonale, e questo sarà una bellissima realizzazione che permetterà, oltre che a unire due zone del paese e offrire un nuovo polmone verde per chiunque, anche di collegarsi alla cosiddetta ciclopedonale dell'Ambro, al quale stiamo lavorando e che ci vorrebbe, visto che prima parlavamo di Canzo e di Erba, appunto metterci in collegamento da un lato verso Canzo e dall'altro lato verso Erba, che ci siamo perché noi confiniamo con Erba, e andare oltre fino al lago di Pusiano. Questo, molto bene. Questo è poi il sogno, allora. Perfetto, Ettore. Allora, Daniela, ovviamente il sogno c'è, credo, anche per te. Che cosa tu dici, questo è il mio sogno, vorrei prometterlo subito ai cittadini di Pontelambro. Allora, detto un punto del nostro programma, il mio sogno sarà quello di un paese sicuro, un paese vivibile,
un paese pulito, un paese non più dove ci saranno zone maggiormente controllate, non controllate, delle zone che non verranno abbandonate, non ci saranno più cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma tutti avranno le stesse opportunità proprio di paese e di vita nel paese. Un paese dove non ci saranno le barriere dal marciapiede che uno portatore di handicap motorio non possa viverci, e poi un paese veramente sicuro. Basta aver paura di uscire, basta aver paura di scendere fuori casa. Saranno anche collaborazione con le associazioni di vigilanza che intendiamo fare e con dei rappresentanti di quartiere. Un paese veramente per tutti. Ok, siete stati veramente bravi, faccio i complimenti perché in questi giorni siete stati forse i più sintetici, bravi, complimenti davvero ancora, ve lo faccio, dicevo. E allora, visto che siete così bravi, facciamo un giro ancora e poi l'appello finale. In questo caso però vi chiedo, avete parlato giustamente del vostro programma, cari candidati, Daniela, iniziamo da te. Se ti indico giovani e poi terza età, che cosa mi dici? Allora, perché credo che sono due fasce importantissime. I giovani, che poi chiaramente immagino l'invito di andare a votare, perché i giovani poi sono magari sempre un po' distanti dal mondo politico. Prego, allora, Daniela. Proprio per i giovani, a prescindere dalle attrattive, tutto quello che può essere il divertimento, abbiamo creato e vogliamo creare proprio lo sportello lavoro, anche per dare ai giovani la possibilità di trovare un impiego maggiormente attenibile a loro. Per le persone di una fascia più alta di età, sì, terza età, terza età facciamo, c'è sia il diritto alla mobilità per potersi muovere, sia il diritto anche al lavoro, perché ci sono tanti casi di persone che dopo una certa età perdono il lavoro per varie problematiche e trova difficile reinserimento nell'ambito lavorativo. Perciò io posso garantire tranquillamente, okay, che saremo vicini a queste tematiche, perché il divertimento è bello, le feste sono belle, tutte le cose sono belle, ma le cose belle vanno fatte quando prima c'è una base in cui tutti sono contenti, felici e gioiosi di per sé, a prescindere da tutto quello che è divertimento. Molto bene, Daniela, il microfono per Ettore Pelucchi, allora anche per te, allora Ettore, questi due range dai giovani alla terza età. Noi abbiamo come dire, attivato tantissime iniziative che vanno indirizzate per queste fasce di persone. Sicuramente per i giovani abbiamo preso in considerazione sia attività che riguardano le famiglie, tariffe agevolate che sono già in corso presso l'asilo nido di Pontelambro. Abbiamo tariffe agevolate per la mensa scolastica e attività di questo tipo, però i giovani sono soprattutto delle persone che hanno bisogno di spazi, di luoghi dove potersi ritrovare. Crediamo che, come ho detto prima, Villa Guaita per dirne una, piuttosto che uno skate park come gli altri centri sportivi, sono cose importanti dove i ragazzi possono svilupparsi e crescere. Si parlava di sicurezza, visto che accendiamo questo discorso. A Pontelambro 10 anni fa non c'era nessuna telecamera, oggi abbiamo 49 telecamere e con le 4 principali vie di accesso al paese che con sistemi di lettura targhe. Per cui questa idea, ok, si possono mettere altre telecamere in altri luoghi, questo è sicuramente possibile, sicuramente lo faremo, però diciamo che partiamo da un buon punto di partenza su questo. Perfetto, allora adesso sentiamo Nicolò, anche per te quello che ho chiesto ai tuoi due sfidanti, mondo giovanile, okay, terza età, perché ovviamente... Io farei il contrario, parto prima dalla terza età, terza età, come vuoi, come vuoi, ne hai facoltà, esatto, diciamo che noi abbiamo pensato a questo aiuto, perché post-Covid purtroppo abbiamo visto questa grossa problematica, che non dico dell'abbandono, ma comunque dell'essere... queste persone a terza età molto più sole, quindi generare, creare un comitato, un insieme di ragazzi che possano aiutare queste persone anziane a svolgere delle faccende giornaliere, comuni, eccetera. Quindi questa è una sorta di sinergia che vorremmo andare a creare tra i giovani e gli anziani, quindi unirli insieme per creare questa unione. Detto ciò, invece, poi si pensa anche ai giovani. I giovani, oltre che l'integrazione nel paese, cosa c'è se non lo sport? Quindi cercare di aiutare i ragazzi facendo arrivare sul territorio pontelambrese anche delle nuove attività sportive, così che i ragazzi possano iniziare a praticare nuovi sport, fare unione, fare gruppo e cercare di andare
a socializzare meglio con tutto quello che è il mondo chiesa di Ponte Lambro. Allora, è fondamentale. Bene, davvero, avvicinatevi leggermente, così facciamo un appello finale, perché siamo arrivati alla fine. Cari cittadini di Ponte Lambro, oggi io dico grazie intanto a loro tre che si sono prestati, perché in questi giorni qualcuno cerca di sfuggire al confronto, loro non l'hanno fatto e quindi è già un merito. Bravi tutti e tre. Grazie. Adesso io vi dico ai vostri concittadini che sono qui e che sono a casa e che magari questa sera guarderanno o domani questo nostro appuntamento, Nicolò Macri, cosa si sente di dire e perché chiedi, Nicolò, il voto per te e per la tua lista? Due minuti allora, di tempo. Partiamo subito perché a me piace essere un aggregatore di squadra, che chiamiamolo in questo caso. Quindi, perché votare la mia squadra? Perché è una squadra seria, preparata, in gamba. È una squadra, come dicevo prima, che se dovessimo vincere domani, il giorno stesso saremmo già pronti con tutte le persone al suo interno per andare a amministrare questo paese. Perché votare me? Perché sono un ragazzo giovane, che è dinamico, ho voglia di fare, voglio buttarmi in questa non avventura, perché sarebbe brutto chiamarla avventura, ma in sogno, perché comunque quando ero piccolo ho sempre voluto fare del bene e quindi a livello amministrativo è importante realizzare una cosa di questo tipo e quindi e soprattutto perché questo simbolo qui dà la certezza che le cose vanno bene e si sanno fare veramente bene, quindi parlando del nostro governo attuale. Perfetto, bravo, grazie Nicolò. Ovviamente Ettore Pelucchi, insieme per Ponte Lambro, puoi farlo rivedere perché giusto per par condicio, così esattamente, perché i cittadini di Ponte Lambro devono dare ancora a te il voto, il consenso, e che cosa appunto dici a loro? Prego. A me e a tutta la squadra, certo, insieme a Ponte Lambro, perché crediamo in questi 10 anni di aver amministrato bene Ponte Lambro, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e per questa ragione pensiamo che meritiamo ancora la fiducia per poter continuare a fare quello che stiamo facendo. Prima si parlava di investimenti, ci sono già in corso investimenti per 3 milioni di euro, riqualificheremo la scuola Roberto Lepetì, tutti sanno che a Ponte Lambro qual è, e faremo un polo da 0 a 6 anni che diventa a questo punto un qualcosa di veramente innovativo, perché permette appunto alle famiglie di offrire una risposta a famiglie e anche ai tanti nonni che oggi si occupano dei nipoti di poter usufruire di un tale servizio. E votatevi, perché sono convinto che, e tutti di questo ce lo possono riconoscere, che da un po' di anni a questa parte la percezione che i cittadini di Ponte Lambro, ma non solo di Ponte Lambro, hanno di questo paese, è che questo paese è davvero migliorato e si è trasformato e potrà soltanto ancora migliorarsi nei prossimi anni. Grazie, grazie Ettore. Chiudiamo con l'appello finale di Daniela Sanfelice della lista Ponte Lambro Futura, perché i cittadini di Ponte Lambro, Daniela, devono dare la fiducia a te, il voto a te come candidato sindaco e al tuo gruppo. Vai. Dovrebbero dare il voto a me perché sarò veramente un sindaco a favore dei cittadini, per i cittadini, perché è fondamentale ricordare che il sindaco è dipendente dei cittadini, è stato eletto dai cittadini e ha l'obbligo di ascoltare, rispettare e rispondere alle richieste con integrità e impegno. Perciò sarò disponibile sempre ad ascoltare ogni singola richiesta. Per la lista, perché è una lista di persone al servizio delle persone, di tutte le persone, perciò il comune deve essere per dei cittadini e non di linee guida strane, per un paese realmente nella visione di tutti. Bravissimi, complimenti ancora, allora avvicinatevi così, tieni tu, tanto facciamo la zoomata finale con i tre candidati sindaci qui dalla piazza di fronte al municipio di Ponte Lambro. Don Lanzani, visto questa piazza, ecco, è Don Lanzani. Uno di loro tre tra qualche giorno sarà qui a fare il sindaco, gli altri saranno all'opposizione. Vi faccio un grosso in bocca al lupo, grazie per la chiarezza con la quale tutti e tre avete esposto il programma. In bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo da Ponte Lambro, grazie e buon pomeriggio. Ciao.